Buongiorno a tutti. Dopo aver visto la serie televisiva La Casa de Papel, mi piace condividere con voi qualche riflessione su quello che dice il professore alla fine della seconda puntata per cercare di spiegare, giustificare la stampa di carta moneta da parte dei protagonisti della serie. Sentiamo le parole del professore, sentiamo come lui cerca di spiegare, di giustificarsi. Più. Perché anche se andasse tutto bene, anche se andasse tutto bene, io rimarrei fregato. Perché non potrei più vederti. Credi che avessi previsto di innamorarmi dell'ispettore incaricato del caso? Non ti voglio ascoltare. Non mi vuoi ascoltare? Perché non mi vuoi ascoltare, Raquel? Perché sono uno dei cattivi. Ti hanno insegnato a distinguere il bene dal male. Ma se quello che stiamo facendo noi lo fanno altri, ti sembra che sia giusto? Nel 2011 la Banca Centrale Europea ha creato dal nulla 171.000 milioni di euro, dal nulla. Proprio come stiamo facendo noi. Però alla grande. 185.000 nel 2012. 145.000 milioni di euro nel 2013. Sai dove sono finiti tutti quei soldi? Alle banche. Direttamente dalla zecca. Ai più ricchi. Qualcuno ha detto che la Banca Centrale Europea è una ladra? Iniezione di liquidità, l'hanno chiamata. E l'hanno tirata fuori dal nulla, Raquel. Dal nulla. Cos'è questo? Non è niente, Raquel, è carta. No, È carta, lo vedi? È carta. Io sto facendo un'iniezione di liquidità, ma non alla banca. La sto facendo qui, nell'economia reale, di questo gruppo di disgraziati, perché è quello che siamo, Raquel. Per scappare da tutto questo. Tu non vuoi scappare. Come avete sentito? Il professore dunque cerca di spiegarsi, di giustificarsi, prima di tutto col classico sistema. Dice: ma se lo fanno tutti, perché non lo posso fare anch'io? Beh, questo tipo di giustificazione, come voi ben potete sapere, come ben sapete, non riguarda quello che succede quando noi commettiamo un reato, cioè quando una cosa è vietata, se anche gli altri rubano, non è che io posso rubare. Questo è intanto una cosa che lui dice. Molto sciocca, diciamo così, è una giustificazione molto debole. Ma poi lui sostiene invece che la Banca Centrale Europea tra il 2011 e il 2013 avrebbe regalato alle banche circa 500 miliardi di euro ai più ricchi. Beh, qui veramente sbaglia. Perché? Perché la Banca Centrale Europea, come si è detto anche prima, non regala soldi alle banche, li dà in prestito. La Banca Centrale Europea avrà fatto magari dei tassi di interesse sui debiti particolari, scontati, dove ci ha rimesso alle banche, ma non ha regalato 500 miliardi di euro alle banche. Vi dirò di più, in quegli anni la Banca Centrale Europea in realtà ha prestato alle banche 1.000 miliardi di euro, di più dei 500 miliardi di cui parla il professore. Ma li ha dati in prestito. L'iniezione di liquidità cosiddetta non è stata fatta come fa il professore. Come soldi direttamente messi nelle tasche del suo gruppo di criminali, nel suo gruppo di disgraziati, come li chiama lui, ma viene fatta come prestito alle banche che prima o poi, seppur col tempo, seppur chissà quando, ma comunque formalmente li devono restituire, non sono soldi loro. Ecco la differenza tra quello che dice il professore, che ci fa capire come se fosse stato fatto un regalo alle banche, quindi anche noi abbiamo diritto a avere 984 milioni di euro regalati. No,
La faccenda è un'altra, il professore si sbaglia. In conclusione, cosa possiamo dire? Il professore si è sbagliato. E va bene. Ma la serie ha avuto un grande successo in tutto il mondo e anche a me è piaciuta. Sicuramente il professore ci racconta delle storie, ci racconta delle favole. Così noi dobbiamo cercare di distinguere la favola dalla realtà. Una cosa è cantare Bella Ciao in Italia ai tempi della Resistenza, altra cosa è imbracciare le armi nella serie. Una cosa è stampare denaro da parte della Banca Centrale Europea, altra cosa è farlo da parte di un gruppo di, fra virgolette, criminali privati che si rimettono in tasca. Ecco, teniamoci chiaro tutto questo, vi ringrazio dell'attenzione e spero di vedervi ancora. Grazie, arrivederci. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Ha sido la única fisura real de un plan perfecto, un plan que era perfecto.